colpi di De Marco, poi ancora De Marco, colpi non sempre puliti, anche adesso ha colpito la spalla di Nijama. De Marco si era leggermente girato e Nijama aveva anche la testa in posizione irregolare, ma si tratta di piccole irregolarità perché il match è molto corretto. Rientra bene Nijama quando De Marco porta i suoi assalti, poi ora il destro di Nijama al corpo, quindi De Marco col suo sinistro, il destro di De Marco, insiste ancora De Marco ma risponde bene Nijama. Destro sinistro di Nijama, De Marco sempre avanti. Destro di De Marco ora a segno, invitati a tenere la testa alta, giusto questo avvertimento dell'arbitro Ruggeri, ma è chiaro che quando si lasciano trascinare dalla loro foga combattiva due pugili spesso si trovano testa a testa. Sinistro ora di De Marco a segno, poi il destro e quindi ancora il sinistro di De Marco, anche se non molto precisi, destro ancora due volte da parte di De Marco, il sinistro ingancio, bello scambio a corta distanza con bella reazione di Nijama, testa a testa sulla corta distanza, vedete quei guantoni sul viso appoggiati l'uno all'altro, finisce la settima ripresa. Ripresa che De Marco si aggiudica di strettissima misura, è stato un round sostanzialmente equilibrato, forse De Marco si può aggiudicare il round con lievissimo margine, una preferenza più che un vantaggio. Il match è molto equilibrato, sempre incerto, mentre Egidio Luna ci propone questo primo piano del pubblico femminile che assiste a questo incontro che si sta svolgendo a Pietralunga. Avremo ora gli ultimi tre minuti, l'ottava ed ultima ripresa, ecco è partito il rallenti, vedete il sinistro ingancio da parte di De Marco, anche il destro ma impreciso. Ottava ed ultima ripresa. De Marco all'attacco, non riesce a concretizzare la sua azione. Nijama col suo destro dopo l'attacco a vuoto di De Marco. Sempre valido nelle sue repliche. Poi avete visto il destro di Nijama. Questo scambio che Nijama chiude con un destro, prosegue la lotta a corta distanza,
A segno entrambi, preciso ora Nijama, poi De Marco. Vedete, ora l'uno, ora l'altro scaricano i colpi. Bravo De Marco, ma bravo anche Nijama, vedete. Ultimi istanti dell'incontro, un po' stanco Nijama, lo incalza De Marco. È finito l'incontro, si abbracciano i due pugili, saluta il pubblico Nijama, stanco Nijama. È stato un match molto tirato, molto equilibrato. Leggerissimo vantaggio per De Marco, vedete Rocco Agostino che subito si accinge con l'aiuto del maestro di De Marco che si prepara a togliere i guantoni a De Marco, primo piano del pubblico. Avremo tra qualche istante il verdetto. Intanto vi ricordo che venerdì prossimo la nostra trasmissione si sposterà ad Acciaroli. Vi presenteremo il campionato italiano dei pesi piuma tra Limatola e Quintano, un'ennesima rivincita tra i due pugili che si sono affrontati già varie volte, Limatola e Quintano. Sentiamo Cotena, mi pare 3-4 volte. Volte e ha vinto sempre Limatola, però adesso abbiamo intervistato prima Quintano. Ed ecco il verdetto, vince De Marco, verdetto unanime, dovrebbe essere un verdetto di misura, comunque De Marco è stato più combattivo, dobbiamo dire, merita il verdetto per la sua maggior combattività, ma il match è stato molto molto equilibrato, è stato un match sempre incerto. De Marco, dobbiamo dire, ha stentato a inquadrare il bersaglio sulla corta distanza. Allora De Marco, un Nijama, tra l'altro io l'ho visto combattere diverse volte con dell'Aquila, riuscì anche a mandarlo al tappeto, è un avversario molto difficile Nijama, stasera ha combattuto in maniera diversa dal solito, lui è un ragazzo che va sempre all'attacco, con te invece stasera ha boxato di rimessa. Secondo me lui sapeva anche che io ero anche un attaccante, quindi lui ha cercato di boxarmi, è riuscito parecchie volte a mandarmi a vuoto e a rientrare, ma comunque nonostante tutto questo che ha potuto, sono riuscito a inquadrarlo anche io, quindi non ha potuto più tenere il ritmo che gli ho imposto. E infatti lui ha finito più stanco di te, più affaticato. È stato comunque un match bello e difficile, io credo, per te. Sì, anzi, per me è stato un test, perché dopo 7 mesi che non rientravo sul ring da combattere, da novembre, quindi ci voleva un incontro così. Ecco, infatti questa lontananza dal ring a un pugile nuoce molto. Spieghiamo perché ai nostri ascoltatori. Sì, si sente, perché un picchiatore come me deve stare sempre in attività, che devo lavorare molto. Speriamo che adesso il signor Rocco ti faccio combattere più spesso. Ecco, parliamo dei tuoi programmi. Adesso tu sei stato nominato proprio questi giorni sfidante ufficiale dell'europeo dei super welter di Sekovic. Sì, già pensavo di farci per una difesa del mondialino con Sekovic, poi non te ne è più sentito perché lui doveva difendere, diciamo, doveva fare l'europeo, quindi ha lasciato perdere il mondialino con me. Adesso sono io sfidante che devo sfidare lui per l'europeo. Ecco, tra l'altro per De Marco si era addirittura parlato di un match mondiale con Don Curry, poi la cosa è sfumata, Don Curry ha incontrato Jacquot, ha perso, ma c'è sempre questa possibilità magari di incontrare Jacquot. Sì, non è niente del tutto sfumato, adesso vediamo come va l'europeo, poi forse... Va bene, e consideriamo che Sekovic è pugile di Silverio Gresta. Rocco, un attimo, prima del match di Pompilio, dicevo a De Marco che Sekovic è pugile di Silverio Gresta, quindi manager italiano, allora c'è effettivamente la possibilità di andare a conclusione in tempi rapidi di questo incontro. Sì, c'è una bella battaglia, vedremo di vincere l'asta.
va bene, sempre vedete di poche parole Rocca Agostino. De Marco, solo un saluto a mia moglie a casa con i bambini, che direi che sto tutto bene, quindi non c'è da niente da preoccuparsi. Perfetto, grazie De Marco. Allora intanto sono sul ring sempre per la categoria dei super welter Stefano Pompilio e il belga Hotefod. È un pugile che ha dato fastidio a Nardiello, l'avversario di Pompilio. Noi amici sportivi vi salutiamo, concludiamo qui il nostro collegamento. Allora appuntamento a venerdì prossimo con Venerdì Pugilato da Acciaroli, come dicevamo prima, con il campionato italiano dei pesi piuma Limatola Quintano. È tutto, grazie per averci seguito anche stasera. Buonasera da Pietralunga. Stasera abbiamo una grossa sorpresa per il pubblico degli appassionati di pugilato. Vi presentiamo in anteprima. Abbiamo dei piccoli pezzettini che non si sono sgranati, noi la passiamo a questo setaccio, a questo passino che è leggermente più fino, proprio la passiamo sopra, quindi leggermente più fina, sì, perché si... dei super welter. Oliva e De Marco si esibiranno adesso, sarà una esibizione in quattro riprese, ma sarà più che un'esibizione, faranno, come si dice in gergo, i guanti. Dirigerà questa esibizione Bruno Arcari, quattro riprese, vedremo quindi in anteprima il ritorno di Patrizio Oliva. Stasera ovviamente non è un ritorno ufficiale, comunque è già una indicazione abbastanza interessante quella che avremo stasera su Patrizio Oliva. Dopo Oliva vi presenteremo in diretta il match dei pesi leggeri Luca De Lorenzi e Greg Windsor, Inghilterra. Può cominciare la esibizione di Patrizio Oliva con De Marco. C'è molto interesse anche qui a Pietralunga per questo ritorno di Oliva all'attività. E questa, ripeto, è soltanto una esibizione, ma è interessante per vedere le condizioni di Patrizio Oliva, che, ripetiamo, mercoledì a Praiano a Mare, in Mercoledì Sport, effettuerà il suo ritorno sul ring dopo due anni. È la prima delle quattro riprese di questa esibizione di Patrizio Oliva con Giovanni De Marco. Oliva, come sapete, da professionista ha fatto 49 incontri, ha subito una sola sconfitta il 4 luglio dell'87 a Ribera in Sicilia contro Koji, fu battuto prima del limite e da quel momento Oliva ha messo uno stop alla sua carriera agonistica. Poi la lontananza dal ring si è fatta sentire, nostalgia anche per Patrizio del Quadrato, e Oliva, il campione napoletano, che vi ricordo è stato medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca, è stato campione d'Italia dei superleggeri, campione d'Europa e quindi campione del mondo WBA, Oliva non ha resistito al richiamo del ring e riprende mercoledì con Howard Stewart, americano, saggerà le sue possibilità per poter ritentare la scalata alla corona mondiale. Oliva riprenderà nella categoria superiore, quella dei welter. Seguiamoli intanto con De Marco. De Marco, pugile di Alvignano, un grosso picchiatore. Ovviamente non forzano i pugni, non caricano i colpi i due pugili. È interessante però vedere come Oliva risponde alle sollecitazioni dell'avversario, vedere qual è la sua condizione atletica, qual è la sua prontezza di riflessi. Ci sembra buona, anche se ovviamente questo non è un test chiaramente indicativo. Può servire però a farsi un'idea, vedete uno scambio a corta distanza, Oliva sempre mobile sulle gambe. Sul piano fisico Oliva ci sembra in buona condizione, abbastanza asciutto.
finita la prima ripresa. Dobbiamo dire che Oliva già da tempo meditava il suo rientro sul ring. Ecco l'inquadrato, Patrizio Oliva tiene sempre a precisare che non è per motivi economici che riprende l'attività agonistica. Ecco Giovanni De Marco, il suo allenatore di stasera. Oliva vuol dimostrare più che agli altri, a se stesso, di essere ancora in grado di poter dire qualcosa nel panorama pugilistico internazionale. Ce ne renderemo conto già da mercoledì prossimo e vedremo che cosa Oliva è in grado ancora di dire. Siamo alla seconda ripresa di questa esibizione che vi stiamo trasmettendo in diretta da Pietralunga, paese di 2500 abitanti in provincia di Perugia. È un paese posto in una collina a 565 metri di altitudine. Avete visto uno scambio a corta distanza. De Marco è un buon pugile, lo abbiamo seguito spesso in diretta televisiva. Qualche settimana fa lo abbiamo visto proprio qui da Pietralunga contro Iniyama, fu un bel match, il francese Iniyama, e De Marco vinse ai punti. Applaude il pubblico per questa esibizione di Oliva. Abbiamo parlato con Patrizio anche poco fa e appare, dobbiamo dire, molto caricato, molto tranquillo e molto sicuro di questo suo ritorno sul ring. Tra l'altro Oliva ci ha detto che cambierà anche il suo modo di boxare. Vedete ora uno scambio continuo a corta distanza tra Oliva e De Marco. Oliva ci ha detto che non sarà sul piano tattico l'Oliva del passato soltanto, cioè il pugile che gira sempre per il ring. Accetterà molto più di prima la lotta. Avete visto il jab sinistro di Oliva, sempre preciso questo colpo di Patrizio, non ha perso la sua precisione, così almeno sembra di poter intuire. È finita questa seconda ripresa. Sul piano del ritmo, chiaro che questa è soltanto una prova non impegnativa, ma comunque sul piano della tenuta fisica, del ritmo, Oliva sembra essere a posto. Bisognerà ovviamente vederlo, mentre ecco che dalla regia Egidio Luna ci propone un'azione rallentata nell'esibizione di Patrizio. Bisognerà ovviamente vedere Oliva al banco di prova autentico, quale sarà per lui quello di mercoledì contro l'americano Howard Stewart. Terza ripresa. Ovviamente piacevole vedere nuovamente Oliva, c'è stato un problema, poi Oliva è ripartito cercando di sorprendere De Marco e
scherzando un po' sul ring, trattandosi di un'esibizione, Oliva cerca anche di accontentare il pubblico sul piano del divertimento. Oliva ha pressoché completato la preparazione per mercoledì. Questa esibizione serve come definitivo collaudo. Ormai c'è soltanto un'azione di rifinitura, ci ha detto che è tranquillamente in peso. Vediamo al nostro fianco Elio Cotena, che segue con attenzione Patrizio. Sapete che i due sono grandi amici e la carriera di Oliva è, sul piano professionistico, è segnata dall'apporto organizzativo di Cotena ed è ovviamente parte interessata Cotena come organizzatore ma anche come amico del ritorno di Patrizio Oliva sul ring. Ripetiamo per quanti si fossero messi in ascolto che questa è un'esibizione, quella che vi stiamo proponendo in anteprima, di Patrizio Oliva che mercoledì prossimo a Praiano a Mare segnerà ufficialmente il suo ritorno sul ring dopo 2 anni di inattività. Avete visto il sinistro di Oliva, con quale precisione parte. Oliva è molto preciso sempre nei suoi colpi, le sue caratteristiche erano precisione e rapidità e grande capacità difensiva dovuta ad un formidabile gioco di gambe e ad una notevole capacità di spostamenti sul tronco con i quali riusciva a mandare fuori tempo gli avversari, poi rientrava, era una box di rimessa, soprattutto quella di Oliva, pugile dotato di gran tempismo, bravissimo nel boxare di rimessa quanto nell'anticipare i suoi avversari. Adesso avremo gli ultimi 3 minuti della esibizione di Patrizio Oliva con il campione internazionale WBC dei super welter Giovanni De Marco. È la quarta e ultima. Scherza con Arcari, Oliva gradisce queste estemporanee esibizioni di Oliva. Il pubblico, sono gli ultimi 3 minuti di questa esibizione di Patrizio Oliva con De Marco. Testa a testa tra i due.